Oggi parliamo di agricoltura e di enologia e lo facciamo insieme all'enologo Giuseppe Figlioli, direttore tecnico delle cantine Birgi. Enologo, negli ultimi anni in Sicilia si è riscontrata una riduzione della superficie vitata. Come le cantine Birgi rispondono a questo cambiamento? Purtroppo, negli ultimi anni il cambiamento climatico è un tema e questo sta influenzando anche le produzioni, tutte le produzioni legate all'agricoltura. Ma la parte viticola, soprattutto nella provincia di Trapani, è quella in cui il cambiamento climatico inficia di più. Noi li stiamo affrontando con le competenze legate all'aspetto tecnico e quindi all'agronomo che segue e dà i consigli, ci auguriamo, corretti verso gli agricoltori e quindi i soci, che sono un plus verso le cantine, ma soprattutto quella gestione cooperativistico. Le stiamo affrontando cercando di anticipare ciò che gli eventi fanno accadere il giorno dopo, cioè nel senso. Noi ci avvaliamo della viticoltura di precisione con delle mappature in cui, e delle previsioni meteo in cui andiamo a consigliare anche il giorno prima i signori soci sui trattamenti da fare, sulle irrigazioni, quando e come vengono fatte. Poi è chiaro che un altro tema è quello delle irrigazioni, che è strettamente legato appunto al cambiamento climatico e al caldo eccessivo che subiscono le piante durante soprattutto il periodo estivo, ma come stiamo vedendo anche dall'ultima stagione, purtroppo non solo durante il periodo estivo, ma anche purtroppo durante l'inverno abbiamo delle punte di temperature che sono eccessive, troppo alte. E quindi l'irrigazione è di fondamentale importanza. E utilizzo questa intervista per fare un appello alla politica e alle politiche. Dicendo che abbiamo bisogno di loro e del loro aiuto, non solo economico, ma anche di supporto per cercare di catturare il più possibile le acque piovane che negli anni sono sempre inferiori. Anno dopo anno, purtroppo i millimetri di pioggia sono sempre inferiori. E gli invasi che abbiamo sono pochi e mal gestiti, e nessuno dei quali ha la possibilità di contenere i metri cubi di acqua che servono per l'irrigazione di tutta la Sicilia e della provincia di Trapani, specialmente, che è il territorio con maggiore pianura e quindi più arido e che ha più bisogno di irrigazione. Per cui rinnovo l'appello alle politiche o a chi mi sta ascoltando che ci può dare una mano verso appunto la rimodulazione degli invasi esistenti e la possibilità di dare acqua per l'irrigazione diciamo, il più possibile e aiutando appunto la raccolta delle acque piovane in modo tale da rendere le piante più facilmente irrigate e più facilmente, che possano sopravvivere più facilmente ai cambiamenti climatici. Come state affrontando invece i cambiamenti in atto sul mercato? Diciamo che questo è un tema che si lega con il precedente, perché i cambiamenti climatici stanno modificando anche le caratteristiche delle uve. La competenza agronomica di cui ci avvaliamo ci sta aiutando molto verso l'obiettivo finale, che è quello di un ottenimento dei vini appunto moderni e di uno stile diverso che il mercato sempre più ci chiede. Quindi, da questo voglio dire che appunto è tutta una filiera, dalla parte agronomica, quindi dalla gestione dei terreni prima dell'impianto, dopo l'impianto, durante la raccolta, fino al vino ottenuto prima di raccontarlo e comunicarlo al degustatore o al consumatore finale. Il mercato, diciamo che è sempre in continuo cambiamento. Da 2 anni che sui rossi abbiamo dei cali di consumi importanti, ce l'abbiamo su tutti i vini, da quello che vedo dai dati anche sugli spumanti, ma sui rossi diciamo è quello che ha il segno negativo maggiore, soprattutto negli ultimi 2 anni, e quindi noi lo stiamo affrontando cercando di cambiare lo stile, avvicinarlo sempre più a ciò che il consumatore vuole, soprattutto legato alle nuove generazioni. Le nuove generazioni non vogliono vini pesanti, vogliono degli easy to drink, vogliono dei vini che siano profumati ma non nauseanti, e quindi cerchiamo di avvicinarci
il più possibile a ciò che sono le richieste delle nuove generazioni come la generazione Z. Tra gli appuntamenti più importanti legati al mondo del vino c'è il Vinitaly. Che cosa ci dobbiamo aspettare dall'edizione 2024 che insomma arriverà a breve? Ma il Vinitaly è un importante kermesse che durante l'anno segna appunto sempre una grande profusione di gente che va sia di curiosi ma soprattutto di appassionati ma anche di wine lovers e di buyer. Lo scorso anno, rispetto agli ultimi, credo che sia stato quello più interessante sotto il punto di vista della, non tanto della quantità di persone che c'erano, ma soprattutto legato a wine lovers e buyers e quindi gente interessata ai vini. Noi come Cantina Birgi presenteremo dei vini al Vinitaly che sono legati ad un tema molto importante, che questo si va a legare anche al discorso dell'ambiente e al cambiamento climatico. Quindi presenteremo dei vini che siano sostenibili e quindi legati appunto al progetto Viva e Sostenne Sicilia, ai quali ci siamo certificati da poco. Quindi come cantina teniamo molto alla sostenibilità e presenteremo dei vini, sia due spumanti che due vini fermi, appunto nel momento di incontro del Vinitaly, in cui mi auguro che ci sia la giusta gente che apprezzi questi nuovi prodotti e che siano di uno stile appropriato per il consumatore, compreso le nuove generazioni.